una frase terribile, insomma, della quale secondo me dovrà rendere conto Dalle donne. alle donne. Sì. Il 90% delle donne che ho conosciuto amava farsi È picchiare. pura verità. È una cosa È pura terribile. verità. Uè, oggi sto traslocando, quindi vi beccate il video da questa bellissima postazione, il trono di cartoni costruito tramite l'uccisione di migliaia di corrieri Amazon. 8 marzo c'è chi regala mimose, io vi regalo un bellissimo video sulla community Red Pill. Non sapete cos'è la community Red Pill? Maschilisti. Non vi basta come risposta? Guardatevi i video che ci ho fatto l'anno scorso, li trovate qui sopra. Già che ci siete, iscrivetevi anche al canale, no? Nello specifico, la community che esploriamo oggi sono i gigapillati, un sottogruppo slash progetto parallelo nato allo scopo di riunire sotto un'unica bandiera tutte le correnti facenti parte della cosiddetta Manosphere, la rete di comunità online prevalentemente maschili che promuovono posizioni fortemente antifemministe. Diciamo che sono tipo gli Avengers della Mediaset. Anche i nostri amici gigapillati si rifanno alla metafora di Matrix, chiamando blupillati coloro i quali decidono di non aprire gli occhi davanti alla realtà come la intendono loro, ovvero quella di un mondo governato dal potere femminile. Sarebbe di sicuro un mondo più pulito, ma con un sacco di macchine strisciate in più durante i parcheggi. Ci sono pro e contro, devo dire. Tra le fila Gigapill troviamo sia la più classica Red Pill che la più cinica e radicale Black Pill, che è diciamo la versione estrema. Già dalla simbologia scelta si può capire quanto siano umili i gigapillati, che difatti hanno scelto di adottare come logo l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci come simbolo di civiltà e sapienza. La community Gigapill ha persino sviluppato un dizionario nel quale spiegare i termini più usati dal gruppo. Mettetevi comodi per un breve inserto lessical-culturale. Stappamodelle, uomo di elevato valore di mercato che proprio per questo motivo riesce ad avere le migliori gnocche. È la fusione di stappare, espressione volgare per definire la deflorazione, e di modelle. Soy boy, letteralmente ragazzo di soia, si intende un uomo poco virile. Il prefisso soy indica ironicamente il latte di soia, il quale sembrerebbe avere degli effetti negativi sulla libido maschile. Vengono definiti soy boy anche ragazzi di sinistra liberali, antisovranisti, a favore del femminismo o dell'immigrazione selvaggia, in quanto percepiti smidollati. Carosello slash cazzosello, fenomeno sociale che descrive il periodo di vita di tenera età di una donna, nel quale sovente potrebbe avere più relazioni sessuali con uomini dal valore molto più elevato rispetto al proprio. Tale comportamento ipergamico taglia così fuori dal mercato sessuale molti maschi coetanei loro pari estetici. È il periodo dunque nel quale le donne risultano più apprezzabili, fino ad arrivare allo scontro con il famigerato muro, che sarebbe la soglia di età in cui la donna inizia la propria decadenza estetica. Nella Red Pill sono considerate con un valore sessuale più alto le donne più giovani e comunque al di sotto dei 30 anni. La controparte pari età maschile prende invece il nome di mago, qualora arrivi vergine all'età di 30 anni. Questo potrebbe avvenire per svariati motivi. Potrebbe essere, molto prosaicamente, ad esempio uno scarto genetico, ovvero un individuo esteticamente brutto dalle caratteristiche genetiche molto invalidanti, oppure potrebbe essere un calcio cornuto, termine coniato per indicare uomini normis che prestano molta più attenzione al calcio piuttosto che alle donne, nonché alla propria condizione, trascurando così i reali problemi sociali dell'universo maschile. Ma il meglio della creatività lo danno nel momento in cui devono trovare un termine per definire le donne, termine che proprio non gli va giù. Si parte coi grandi classici, NP, che starebbe per non persona. A volte lo ritroviamo anche nella sua forma estesa. LDNSP, le donne non sono persone. Fino ad arrivare ai termini più elaborati, D asterisco, D parola, Domnula, CM, cessa magra, CO, cessa obesa. Fino ad arrivare al termine che mi piace di più per la sua creatività ed originalità, biolocusta, che considerando il periodo con le farine di grilli casca proprio a pennello. Se l'algoritmo non mi banna dopo il video di oggi, non mi banna più. Come definire il pensiero gigapillico? Paroloni e frasi complicate per nascondere una passiva aggressività verso le donne dettata da un malessere interiore imperante.
No, ho usato anch'io paroloni e frasi complicate! Virgin versus Chad gets real. Fazio, simbolica personificazione della sintesi hegeliana tra verginità e zerbinaggio. Siffredi, come sempre, interprete sopraffino dell'Ubermensch niceano che plasma da sé l'intelaiatura della morale. E dice una frase terribile, insomma, della quale secondo me dovrà rendere conto alle donne. Il 90% delle donne che ho conosciuto amava farsi picchiare. È pura verità. È una cosa terribile. È pura verità. Andate a dirlo a vostra madre, poi vediamo chi picchia chi. Un uomo che se le fa tutte è considerato figo, perché lo è. Difatti solo un decimo degli uomini, grazie a qualità peculiari, può fare della seduzione un hobby o addirittura un lavoro e farsi una over 6 diversa alla settimana. Una donna che se li fa tutti è considerata una poco di buono, perché lo è. Infatti qualsiasi donna, anche da morta, 92% di necrofili sono uomini, può avere set pressoché illimitato, non stop, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Sì, Tafo, vi ho beccato. Maialoni. Stessa ragazza, prima e dopo. Che il femminismo è una malattia mentale è già stato detto? È un attimo che ti distrai, vai a letto normale e ti risvegli femminista, arrivano i folletti di Frida a metterti il piercing al naso e a rasarti i capelli. Me la farai prima e me la farai dopo, a patto che non aprisse bocca mai e poi mai se non per pompini. Vai fratello, sono sicuro che quella sia la strada giusta per uscire dalla spirale antisesso in cui ti sei cacciato. Perché sì, secondo il mio personalissimo parere, quello della gigapill è una spirale in cui si cade per via di un malessere del non sentirsi accettato dalla società o prevalentemente dall'altro sesso. È un circolo chiuso che si autoalimenta. Pensate che tempo fa hanno anche provato a lanciare Redbook, che sembra l'ingresso di un centro massaggi cinese in cui ti fanno l'happy ending, ma in realtà sarebbe il primo social network interamente redpill, libero dalla censura femminista. Iscriviamoci. Beh, dobbiamo ovviamente indicare se siamo un maschio o una non persona, dopodiché siamo dentro, ed è un po' come Facebook, ha il suo feed, il suo menu, le sue foto. C'erano grandi aspettative a riguardo, eh? Signori, qui si fa la storia! Astenersi cazzo sellate, sono qui solo per i kings! Convenite con me che i socials sono la rovina della società? Per questo ho deciso di creare un movimento No Socials che mira ad abbattere le piattaforme socials tradizionali e promuovere i socials come questo. Non fa una piega. Comunque, a poco poi sono cominciati i primi dissapori. Se entrano giornalisti qui dentro, i medesimi sono pregati di spegnere il telefono e controllare che le loro mogli siano impegnate come d'abitudine a sollazzarsi con 3 o 4 guasconi. I giornalisti sono la feccia dell'umanità e prima o poi ci sarà una Norimberga anche per voi. Non è neanche odio il mio, è proprio il ribrezzo, un po' come quando vedi un sorcio. Non odi il povero sorcio, ma la sua presenza attorno a te ti inquieta e ti disgusta. Ciò detto, mi sento di scusarmi con l'intera categoria dei sorci per averli usati come metro di paragone nel descrivere ciò che penso sui giornalisti. Ma che c'è la censura anche qui? Non mi calcola nessuno! Finché alla fine il sogno, così come è nato, è tramontato. Ad oggi Redbook è un social fantasma con interazioni inesistenti o quasi, il che è un gran peccato perché io morivo dalla voglia di provare tutte le sue sofisticate funzionalità, quali la valutazione estetica stile concorso canino. Quando questa sezione sarà pronta, i nostri esperti saranno in grado di fornirvi una valutazione oggettiva e dettagliata su scala Redpill e vi verranno forniti dei consigli di look maxing per migliorare la vostra condizione. Hai capito? Gli esperti! Gli stylist redpillati. Diego Dalla Palma, spostati. La community Gigapill è comunque sempre aggiornata e moderna nelle proprie battaglie. Una delle cose più odiate del momento è OnlyFans, la famosa piattaforma che ha fatto la fortuna di poche e il miraggio di molte, in cui giovani donzelle condividono contenuti hot in cambio di soldi. OnlyFans è visto come un enorme ascensore sociale usato dalle donne per sfruttare i poveri uomini indifesi che decidono di cacciare il grano alle modelle online. Mi puoi fissare anche nuda, ma solo previo pagamento perché altrimenti sono timida. Frate, è un lavoro, non è che un panettiere è costretto a cucinare pagnotte H24. Potrebbe anche dargli fastidio se mentre è in fila al supermercato arrivi tu che gli punti una baguette sulla chiappa e gli sussurri all'orecchio «E dai, fammi un francesino che ho voglia». Alla base di tutto, ovviamente, c'è il femminismo, ormai radicato nella società decadente occidentale e causa di ogni male.
Semplice la causa, banale l'effetto. Non hai preservato la tua civiltà contro ideologie folli e distruttive, femminismo, omosessualismo, abortismo, political correttismo, la natura ti punisce, estinguendoti. Maledizione, si stava proprio bene ai tempi in cui c'erano i matrimoni combinati a 15 anni, ancora meglio quando potevi passeggiare per strada e quando vedevi una tizia che ti aggradava, la portavi in un fienile e la stupivi. In Occidente un uomo su due non ha figli. Questo significa che il patrimonio genetico di metà di noi finirà nel dimenticatoio della storia. Un enorme patrimonio genetico sopravvissuto a migliaia di anni di guerre, carestie, pestilenze, alluvioni, glaciazioni, eruzioni, finirà grazie al femminismo. Un risultato che nessuna pandemia nella storia è mai riuscita a raggiungere. Saremo sostituiti da altro. Il masculume dei gentili è prioritario per il popolo eletto. Mi scusi, le è caduto un po' di piano calergi all'interno del piagnisteo? Bisognerebbe vedere poi un grafico che mostra gli italiani che se ne vanno e i rifugiati che entrano. Stanno coprendo la diminuzione demografica e la fuga dal paese in questo modo. Stanno coprendo, non cielo dicono, maledetti. Comunque non avevo mai pensato al femminismo e alla demasculizzazione come alleati del piano di sostituzione etnica. Potrebbero nascere dei complottini interessanti. C'è l'utero in affitto. Checkmate, basta andare ad affittare gli uteri in giro per il globo ed il gioco è fatto. Giovani maschi bianchi, unitevi a me. Andiamo ad ingravidare le giovani donzelle disperate dei paesi poveri. Sostituzione etnica, al contrario. Mi sono mangiato 26.000 parole, ma non ci volevo registrarla. La red pill può essere applicata in ogni ambito della nostra vita, non soltanto per analizzare dinamiche sociali nei rapporti uomo-donna. Red pill, verità cruda, talvolta scomoda, statistica. Blue pill, menzogna, torpore, mondo arcobaleno degli unicorni. Ho un po' paura di chiederlo, ma in che senso? La strategia di Zelensky, utilizzare il popolo come scudo umano. I soldati ucraini occupano le case dei civili per sparare ai russi, ciò che non vedrete mai nei telegiornali di regime in Italia. Ingoiate la pillola, amici miei. Aspetta, amico, fermo un attimo. Le donne, durante il periodo delle guerre di mafia, umiliavano i bravi ragazzi e adoravano i camorristi. Aspetta, non correre troppo, pensaci un secondo, stai calmo. Profetico Craxi, venne fatto fuori perché troppo scomodo al fine del progetto UE. Bettino Craxi fu l'ultimo politico italiano che difese la nostra sovranità. Ti prego, fermati un attimo, non correre verso il complottismo. Negli States siamo letteralmente alla follia ormai. Basta. Il post transfobico direttamente dal primato nazionale è troppo, mi arrendo. Bene, per oggi basta così. Spero che questo video dalla postazione di fortuna vi sia piaciuto. Nel qual caso vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento, condividere il video.